Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati in questa domenica 20 gennaio. In questa domenica parleremo di un argomento di grande attualità, ma soprattutto di grande, direi, utilità. Parleremo infatti della comunicazione assertiva. Spesso ne abbiamo parlato, io e i miei conduttori, ma probabilmente non siamo mai veramente entrati nel comprendere le radici di questa efficacissima modalità di relazione che in realtà, ed è quello che mi piace, non è una tecnica. E questo mi piace tantissimo perché l'idea di insegnare delle tecniche comunicative io lo ritengo estremamente limitativo. Perché noi non siamo una tecnica, noi siamo delle persone che crescono e dunque noi siamo delle persone che hanno una loro, tra virgolette, storia, una loro evoluzione, una loro crescita, e tutto questo ci fa comprendere che la comunicazione non può ridursi a uno schema. Che poi nel 1967 Paul Watzlawick e soci, Palo Alto, ci hanno formulato le famose cinque grandi leggi, i cinque assiomi sulla comunicazione, questo è vero. Ma se voi avete in mente, credo che qualcuno di voi sicuramente avrà in mente, il più importante dell'assioma, che è quello, il primo, che è impossibile non comunicare per il semplice motivo che non esiste qualcosa contrario al comportamento, al non comportamento. Ma in questi assiomi non c'è una tecnica, in questi assiomi c'è la descrizione di quelli che sono praticamente i cinque passaggi della comunicazione. Voi sapete che spesso io conduco dei corsi sulla comunicazione e uno appunto di questi è quello della comunicazione assertiva, perché poi esercitarsi nella comunicazione ci aiuta a entrare, diciamo, maggiormente dentro il suo contenuto. 285esima puntata di Volersi Bene, domenica 20 gennaio. Eccoci qui. Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. In questa allora 285esima puntata di Volersi Bene affronteremo, come vi dicevo, questo tema. Saluto innanzitutto tutti coloro che in questo momento sono in diretta, in ascolto, alle ore 21 della domenica 20 gennaio. Ricordo che la trasmissione la potete sentire anche il lunedì 21 gennaio alle ore 9 e alle ore 22 e poi la potete trovare sul sito della radio e potete scaricarvela o ascoltarvela con calma. Siamo in viaggio e nella comunicazione assertiva possiamo dire che c'è una parola bellissima, la parola libertà. A me piace da matti collegare la parola assertività alla parola libertà, perché effettivamente essere assertivi significa essere persone libere, libere di esprimere, libere di farsi rispettare, libere di rispettare. Dostoevskij diceva: libero è colui che non deve né subire né dominare per essere qualcuno. Ve la ripeto. Libero è colui che non deve né subire né dominare per essere qualcuno. L'assertività parte da un presupposto. Ci poniamo in una relazione affettiva, familiare, di coppia, professionale, amicale, sociale, partendo dal presupposto che nessuno mi può calpestare i piedi, che nessuno può con la sua aggressività farmi star male, che nessuno può con la sua prepotenza farmi sentire a disagio e che contemporaneamente, per affermare me stesso, non ho bisogno di diventare aggressivo, di diventare prepotente, di diventare manipolatorio o persecutore. Questo, guardate, che non è un concetto così semplice, perché le relazioni migliori, e io lo vedo anche quando vado a lavorare nelle aziende, le relazioni migliori sono quelle dove c'è
questa armonia relazionale, che fondamentalmente non è altro che il risultato di questa assertività, cioè di questo stile di comunicazione, perché l'assertività è di fatto uno stile. Ma uno stile che, come avete compreso da quello che vi ho appena detto all'inizio, nasce da una maturazione psicologica, nasce da una crescita interiore, perché in realtà non si può insegnare la tecnica assertiva. Perché? Perché richiede qualcosa legato alla nostra maturazione psicologica. Richiede cioè qualche cosa che parte da dentro di noi. E dunque ecco perché se io adesso vado a semplicemente darvi il costrutto di questa teoria dell'assertività, vi do adesso proprio il, come dire, le basi, no, per capire da dove tutto nasce. L'assertività è una parola che deriva innanzitutto da una lingua a noi molto cara, il latino. Asserere, che significa asserire? Per cui o asserzione, affermazione di sé. La dunque assertività, già nella parola latina, ci dice che è una modalità attraverso cui noi affermiamo fondamentalmente la nostra persona. Ed è una caratteristica del comportamento umano che consiste nella capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace due fondamentali elementi dell'essere umano. Il primo, le emozioni, i sentimenti, le sensazioni, quella che verrebbe chiamata la cognizione calda, la warm cognition, o le nostre opinioni, idee, pensieri, cioè l'attività cognitiva vera e propria. Senza che tutto questo comporti l'offendere, lo sminuire, l'attaccare, il prendere in giro, il deridere o subire l'altro. Per cui questo è un concetto fondamentale. Chi sono coloro che hanno, come dire, portato avanti questa teoria dell'assertività? Sono stati due psicologi statunitensi. Alberti si chiama uno, Emmons si chiama l'altro, che con un certo Manuel Schmidt hanno reso popolare questo concetto quando? Negli anni 70. E dunque loro hanno definito l'assertività un comportamento, sentite un po' che bello, che permette a ognuno di noi di agire nel suo pieno interesse, notate bene, di difendere il suo punto di vista senza ansia esagerata, che permette di esprimere con sincerità, cioè in totale autenticità, e disinvoltura, cioè in totale scioltezza, i propri sentimenti: ti voglio bene, mi fai soffrire, sono molto arrabbiata con te, sono molto felice quando ti comporti in questo modo, e di difendere i suoi diritti, per cui il mio diritto alla felicità, il mio diritto ad avere rispetto, senza però ignorare quegli altrui. Insomma, qui c'è tutto. Qui guardate che in questa definizione noi abbiamo praticamente il riassunto, potremmo già concludere qui la puntata di Volersi Bene 285, non la concludiamo. Però potremmo concludere perché qui abbiamo. Ora, voi comprenderete che, lo ridico perché è un concetto questo che ci deve entrare in profondità. Questo non è un concetto da imparare a memoria, questo è un concetto da assaporare, da masticare, da elaborare, da mettere sempre di più dentro di noi. Allora, dicevo, e ripeto la loro definizione, per cui adesso io sto parlando della definizione data da questi psicologi, che appunto dicevano che l'assertività si definisce come un comportamento, per cui vedete, è proprio un modo di agire, per cui ci terrei a sottolinearlo questo. Non è qualcosa che è dentro e poi rimane dentro, no,
è qualcosa che è dentro di me ma poi diventa un'azione, perché ricordatevi quello che diceva Fritz Pir, c'è qualcuno che adesso dirà ancora me lo dici, e beh, se non ve lo dicessi non sarei onesto con me e con voi. Il mondo reale risponde soltanto alle nostre azioni. Ma quanto è bella questa affermazione, ma soprattutto, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande, quanto è vera questa affermazione. Il mondo reale risponde soltanto e unicamente alle nostre azioni, tutto il resto è aria fritta, tutto il resto è proclamo, tutto il resto è, che ne so, un desiderio, è un'aspettativa, è un sogno, un'idea, ma non è realtà. La realtà diventa tale quando noi ci diamo da fare per lavorare nella direzione che vi ho appena detto, cioè nel mondo reale quello che conta sono le nostre azioni, per cui il nostro modo di porci nella realtà. Ecco perché la comunicazione assertiva è innanzitutto un comportamento, per cui un modo di agire, ripeto, agire, che permette a noi stessi, per cui, di agire nel pieno interesse, per cui noi dobbiamo imparare a difendere i nostri interessi. Che non vuol dire essere egoisti, attenzione, perché il mio interesse è fondamentalmente alla base della mia cosiddetta crescita psicologica, della mia stabilità psicologica. Se noi abbiamo un interesse e non lo coltiviamo, noi praticamente atrofizziamo la nostra vita. È come se togliessimo alla nostra vita la vitalità, la linfa vitale attraverso cui si cresce. Per cui difendere i nostri interessi non è una cosa egoistica, è vivere esclusivamente per i nostri interessi, che è un'azione egoistica, e pensare solo ai nostri interessi e comportarci per calcolare il nostro interesse e a scapito di quello dell'altro, usando l'altro per avere un interesse e non dare niente in cambio, essere persone soltanto centripete che sono tutte centrate su di sé, che non danno niente di sé. Questo piuttosto, sì, questo sì lo possiamo chiamare come un atteggiamento egoistico. Ma agire nel nostro interesse è una cosa buona e giusta, buona e giusta. Di difendere il nostro punto di vista è una cosa buona e giusta. Non possiamo abdicare al nostro punto di vista semplicemente perché l'altro ha un punto di vista diverso dal nostro e noi ci dobbiamo, come dire, piegare a qualcosa che non sentiamo, che non ci appartiene. Ci mancherebbe altro. Ma questo va fatto senza ansia, perché l'ansia è il motivo per cui poi le relazioni non funzionano, è il motivo per cui noi poi non riusciamo più ad avere una buona, come dire, capacità di comunicazione con la persona. Perché se io comunico il mio interesse, il mio punto di vista con l'ansia, con la paura, con l'agitazione, già faccio perdere valore a tutto quello che dico. Guardate che io faccio, anzi è una cosa che probabilmente non ho neanche mai detto, io faccio ogni tanto dei corsi per gli agenti di vendita, cioè per coloro che devono, i rappresentanti, insomma coloro che hanno come compito principale il fatto di dover incontrare dei clienti a cui proporre un determinato prodotto, un determinato servizio. E cosa mi dicono tutti? Questo è anni che lo faccio, per cui ve lo do per certo. Tutti mi dicono che hanno delle giornate in cui sembra che tutto fili liscio, in cui riescono a concludere un elevato numero di transazioni positive, e che hanno invece delle altre giornate in cui non riescono praticamente a concludere nemmeno una trattativa positiva. Come mai? Ma perché, analizzando un attimino, si scopre che dipende molto dallo stato d'animo con cui queste persone si approcciano alla loro professione, ovvero sia, se hanno paura del cliente, se hanno paura di non riuscire, se hanno timore dell'aggressività del cliente, perché ci sono clienti che sono molto aggressivi, ci sono imprenditori molto aggressivi, se, voglio dire, hanno come questa incertezza, questo senso di ansia, inconsapevolmente, a livello non verbale, la trasmettono.
e questo fa perdere quel senso di fiducia, quel senso di sicurezza che al di là del contenuto, al di là di quello che si dice, perché poi quello che si dice è sempre quello che viene detto il giorno in cui si riesce a concludere positivamente una trattativa, non è che si dicono cose diverse, ma il clima che si sta... Perché? Perché l'ansia, la paura, effettivamente viene percepita e diminuisce l'effetto. È incredibile questa cosa, non si capisce come funziona, in realtà lo si capisce per chi conosce le leggi della comunicazione, ma quando si comprende questo, ecco che è il giocatore di calcio, è il giocatore di basket, di pallavolo, che va a fare una prestazione con un'ansia eccessiva, non riuscirà più ad affermare pienamente le proprie potenzialità. Succede proprio così, è una cosa involontaria, ma succede esattamente così. Un'altra cosa che possiamo, abbinare, che cos'è invece? È quando una persona tende, oltre ad avere l'ansia, di esprimere con sincerità disinvoltura, perché se tu non c'hai l'ansia, sei disinvolto, sei spontaneo, sei sciolto. Come direbbero i ragazzi e ragazze d'oggi, mamma tranqui, cioè mamma rilassati, si disinvolta, su. La sincerità perché? Perché la sincerità fa effetto. Perché la sincerità in effetti potrebbe costare fatica, ma fa effetto. Perché dire quello, la sincerità non è la verità. La sincerità è la strada che ci porta alla verità. Attenzione al suo principio, questo me l'ha insegnato Padre Francesco. Un conto è essere sinceri, un conto è essere nella verità. Cioè non è che le due cose coincidano. Però è attraverso la sincerità che noi arriviamo alla verità. E quando poi tu sei sincero, la persona coglie quest'atto di sincerità ed ha più valore. Esprimere con sincerità e disinvoltura che cosa? I propri sentimenti, per cui che quello che io sento, ma anche i propri pensieri, senza ignorare quello altrui. Per cui questo concetto di assertività, che è usato nell'approccio psicologico, è legato a che cosa? Al comportamentismo. Cosa sarebbe il comportamentismo? La scienza comportamentale, la psicologia comportamentale, che ci ha dato tantissimi spunti per comprendere l'essere umano. E soprattutto, attenzione a questo concetto, vedete come qua è tutto collegato, l'assertività è collegata a un altro tema importantissimo, perché in effetti se non c'è questa parola non può esserci, che è il tema dell'autostima. Perché non si può essere assertivi se c'è una bassa autostima, questo è automatico. Tra virgolette ricordo che prossimamente, a febbraio esattamente, una domenica, in una giornata, Metabolè, quel corso che qualcuno di voi sicuramente ha già frequentato, immagino, per raggiungere questo maggiore benessere psicologico, per lavorare sulla propria autostima. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che l'autostima è un po' il bilanciamento che abbiamo tra due diverse posizioni, che è la posizione quella di essere, tra virgolette, più incisivi, dominanti, sicuri di noi, forti, e quell'altra invece di essere più accondiscendenti, più docili, più disponibili, nei termini della psicologia, quello che viene usato oggi è il termine di comportamento passivo, comportamento aggressivo, che in realtà è un po' diverso, cioè il passivo dà sempre l'idea di qualcosa di negativo, l'aggressivo dà sempre qualcosa l'idea di negativo. Dovremmo un po' rivalutare questi due termini e dire che invece il termine giusto è il fatto di rendersi più disponibili, per cui per passività dovremmo intendere la cosiddetta elasticità, mentre per aggressività dovremmo intendere di più autorevolezza, cioè di essere delle persone autorevoli. E questo è sicuramente una cosa bellissima, perché comunicare assertivamente è conquistare la possibilità di essere se stessi. Che bello, essere se stessi. Pensate che in inglese il verbo to assert significa, in origine, mettere uno schiavo in libertà. Pensate un po' che significato incredibile che ha. Mettere uno schiavo in libertà. Ecco, comunicare assertivamente è conquistare la libertà di essere se stessi lontano dai timori,
di perdere cioè l'approvazione altrui, di perdere l'accettazione altrui. Qui mi collego alla puntata di domenica scorsa, molto interessante dal mio punto di vista, anche lunghetta, 40 minuti circa, dove abbiamo appunto sviscerato un po' il tema delle maschere, che è un po' appunto la paura di perdere il consenso. Vedete, cari amiche e cari amici, come tutti gli argomenti che noi trattiamo su questa piccola radio si intrecciano sempre tra di loro e vanno in realtà a costruire una piccola sinfonia. E poi c'è questa perdita appunto di approvazione e anche questa paura della solitudine, questa paura di rimanere soli, la paura di praticamente sentirsi incompresi e conseguentemente questo senso del rifiuto che l'altro mi potrebbe dare nel momento in cui io decido di esprimere pienamente me stessa, me stesso. D'altronde, può esserci libertà se non c'è la possibilità di scegliere? Riflettiamoci. Come fa cioè una persona a definirsi libera se non è più in grado di scegliere? Io credo che, e lo dico veramente col cuore, che uno dei problemi che, ma anch'io parlo di me, non parlo di voi, parlo di me, uno dei problemi che tutti dobbiamo imparare a superare è proprio il problema della dipendenza. Perché la dipendenza è esattamente quel meccanismo che ci impedisce di scegliere. Siamo cioè schiavi di una brutta abitudine, di una credenza, convinzione negativa su di noi, di un impulso, del senso del piacere, della poca voglia, che ne so. Tutto questo a che cosa ci porta però? Ci porta inevitabilmente a non essere più in grado di scegliere. Perché guardate che c'è una bellissima frase che vorrei che da questa puntata arrivasse ovunque, anche tramite voi che spero diffondiate queste puntate, basta che regaliate il link tramite un'email, WhatsApp, ancora di più WhatsApp, o se avete un profilo Facebook fate pubblicità a questa trasmissione che come sapete trovate anche in Amici del Coach Pietro di Radio Evolution, ben pubblicizzata. Beh, stavo dicendo, il concetto che vorrei trasferire è questo: ogni volta che ci allontaniamo da ciò che siamo, perdiamo forza interiore. Ma quanto è bella questa affermazione! Ogni volta che ci allontaniamo da ciò che siamo, cari amiche, cari amici, perdiamo la nostra forza interiore. Perché attraverso il contatto con le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, che è la parte più calda di noi, la parte più vera di noi, la parte più genuina di noi, la parte, tra virgolette, bambina, perché quando noi siamo bambine e bambini, è lì che costruiamo la nostra struttura psicologica, mica da altre parti, sapete, è da lì che parte tutto quanto. Dicevo, attraverso questo contatto con questa nostra parte emozionale, sentimentale, abbiamo la rivelazione di quello che siamo. E dunque viene smascherato il nemico interno che tutti possediamo, che è il punto, il falso sé di Winnicott. E riuscire a smascherare questo benedetto nemico interno, ah, mamma mia, ma che bello essere autentici, che bello potersi esprimere come si esprimerebbe una musica, come si esprimerebbero i campi di grano quando arriva il vento, come si esprime la primavera, l'estate, l'inverno, l'autunno, nei suoi colori, nei suoi profumi, nelle sue sfumature, nei suoi milioni di sfumature diverse, come si esprime il mare, le montagne, le colline, i laghi, come tutto questo è naturale, bello, ecco, così dovremmo essere un po' noi. Questa libertà è esattamente collegata a questo, perché ogni volta che ci allontaniamo da ciò che siamo, perdiamo la nostra forza interiore, perdiamo la vitalità, diventiamo delle persone spente, per cui l'assertività non è qualcosa legato soltanto alla mia capacità personale di comunicare con un'altra persona, ma se comprendete, è proprio legato alla mia possibilità di vivere in armonia la vita, cioè di stare bene con me stessa, con me stesso. Ecco perché dobbiamo tutti impegnarci nel aumentare ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno la possibilità di essere delle persone assertive. Delle persone che, come vedete, nell'assertività non c'è, ripeto la tecnica, ma c'è proprio uno stile. E per cui tutte le ricerche che noi abbiamo fatto sull'assertività, che cosa ci dicono?
ci dicono la stessa cosa. Per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Che quando noi diventiamo assertivi, innanzitutto riduciamo che cosa? L'ansia e la depressione. Ma vi sembra poco ridurre l'ansia e la depressione a voi? A me sembra tantissimo. L'ansia. Che cosa comunico? Che cosa gli dico? Che cosa succederà nell'assemblea condominiale? Che cosa succederà nella riunione di lavoro? Cosa vorrà dirmi il mio capo? Cosa vorrà dirmi il mio collega? Cosa vorrà dirmi? Ecco, tutte queste cose qua da dove nascono? Nascono appunto da questo fatto che noi non siamo veramente una persona assertiva. Non si pone il problema di andare a un'assemblea condominiale, di entrare in un negozio e chiedere un'informazione, di affrontare un diverbio con una persona aggressiva. Perché? Perché sa come affrontarla. E se tu sai come affrontarla, sei già rilassato. E più tu sei rilassato, più sei incisivo. Perché questa è la verità. Per cui, addio ansia, addio depressione. Quando noi diventiamo assertivi, addio ansia, addio depressione. Quando una persona è assertiva, supera anche le difficoltà di apprendimento, che spesso e volentieri è attribuita a che cosa? Alle capacità intellettive. Ma non è così. Spesso e volentieri, e qui parla il coach che c'è in me e che lavora ogni giorno, io ogni giorno lavoro con studenti e studentesse, dai bambini di quarta primaria in su, che spesso e volentieri la difficoltà d'apprendimento che viene attribuita a un problema intellettivo è in realtà un problema di natura relazionale. Cioè vi è una difficoltà nell'essere rilassati e io so perfettamente che quando una persona è tesa o è sotto preda di uno stato di grande agitazione, io so già che l'interrogazione non andrà bene, che la verifica scritta non andrà così bene, ma io lo so perché capitava anche a me. Capitava anche a me quando ho fatto lo studente liceale e mi ricordo benissimo quando per la mia agitazione non riuscivo più a esprimere quello che sapevo. Sì, non è che se studiassi chissà quanto, precisiamolo subito, però il punto è che non abbiamo detto precedentemente che l'assertività è la capacità di esprimere se stessi, e quando una persona deve fare una verifica, deve fare un'interrogazione, non deve forse esprimere le proprie idee, i propri contenuti, quello che ha precedentemente assimilato? E dunque noi sappiamo che l'atteggiamento assertivo permette di superare difficoltà di apprendimento che sono il più delle volte in maniera errata attribuite a un problema di tipo cognitivo, quando in realtà è di natura relazionale. Basterebbe pensare a come certi insegnanti non sono assolutamente capaci di mettere a loro agio i propri allievi, ma proprio zero capaci, cioè sono proprio, direi, proprio non portati per questo. Poi abbiamo anche il fatto che spesso e volentieri tramite l'assertività noi riusciamo a comprendere l'origine di un'emozione e per cui riusciamo ad andare alla fonte, al font, no, di quello che realmente origina un nostro determinato comportamento. E questo è importante perché se capiamo le origini delle nostre emozioni possiamo lavorare su di loro, possiamo, come dire, elaborarle, possiamo farle crescere, farle maturare. Infine, un atteggiamento assertivo permette una cosa che vi ho detto prima, che guardate, sembra, e su questo sembra una cosa ovvia, però le cose ovvie proprio e proprio così, guardate, sono quelle di cui siamo meno consapevoli, di agire con efficacia. Cioè ci permette di agire con la massima efficacia possibile. Per cui l'assertività è qualcosa di straordinario che produce degli effetti positivi a tutti i livelli. Non solo a livello relazionale, ma a livello professionale, a livello psicosomatico, cioè migliora la salute, a livello spirituale, ma pensate un po', a livello spirituale. Per cui tutto questo per dire che l'assertività può essere davvero uno strumento di crescita per ognuno di noi. E possiamo dire, ok, che l'assertività può essere utilizzata o per esprimere se stessi o
per muovere critiche costruttive. Per cui l'assertività può essere utilizzata anche quando noi dobbiamo necessariamente dire a un'altra persona quello che non va. Ma vorrei farvi riflettere su questa cosa. Chi è assertivo è in grado di guidare gli altri senza doversi imporre sugli altri. Perché? Perché assume una funzione di guida, una funzione di essere una persona direttiva che lo fa praticamente crescere in maniera straordinaria. Ed è proprio per questo che coltivare uno stile assertivo vuol dire migliorare anche le proprie funzioni di leadership, cioè praticamente acquisire un comportamento che per davvero ci fa star meglio. Detto ciò, cari amiche e cari amici, io direi che possiamo arrivare alla conclusione di questa puntata, che riprenderemo però domenica prossima, per cui domenica prossima andiamo avanti col tema dell'assertività. Questo è un po', se vogliamo, un'introduzione che ci siamo dati per capire un attimino quali sono proprio le origini, quali sono i fondamenti teorici dell'assertività e soprattutto capirne lo spirito, capirne l'essenza, entrarci dentro, cioè cercare proprio di capirne il suo più profondo e vitale meccanismo di funzionamento. Non è che ne abbiamo parlato poco, attenzione, perché è passato già un bel po' di tempo, ma noi, come sempre, abbiamo il desiderio in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi, abbiamo sempre questo desiderio di metterci un po' in gioco e di scoprire cose nuove. Siete all'ascolto di Radio Evolution, una radio che trasmette sul web e che ogni giorno vi dà la possibilità di acquisire delle nuove conoscenze, delle nuove informazioni, delle riflessioni per poter vivere, tra virgolette, meglio il viaggio della vita. E siamo così arrivati alla fine della 285esima puntata di Volersi Bene in questa domenica 20 gennaio. Ricordo che potete riascoltare questa trasmissione domani, il 21, alle ore 9 o alle ore 22. La potete poi trovare sul sito della radio e riascoltarla e scaricarla. Vi ricordo anche il mio blog www.pietrolombardo.it, dove almeno una volta alla settimana pubblico un nuovo articolo, e la pagina Facebook che è quella di la pagina Facebook è Amici del Coach Pietro di Radio Evolution. Ringrazio Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. Ricordo che potete sempre scrivere a Radio Evolution scrivendo a volersibene@radioevolution-online.com o scrivendo al 347 78 14 134. 347 78 14 134, anche se di fatto non scrive mai nessuno, ma io continuo a dirlo. Detto ciò, addio piacendo, noi ci risentiremo domenica prossima. Io vi auguro nel frattempo un buon ascolto con i programmi di Radio Evolution. Grazie.